Ciao ragazzi, benvenuti su Cast of Drums. Nel video di oggi provo la Yamaha DTX 8KM. Voglio spiegarvi bene come funziona questa batteria. Si è staccato il microfono. Funziona ancora. Voglio farvi capire come funziona la batteria, voglio parlarvi del modulo, voglio spiegarvi alcune differenze che ci sono tra questa, la DTX 6, che è quella uno scalino sotto, e la DTX 10, che invece è quella a scalino sopra perché è il top di gamma, la DTX 10. Ovviamente ci sono un po' di fasce di prezzo diverse per queste batterie, quindi voglio capire in base alla sua fascia di prezzo come si comporta questa batteria qua. Questa batteria che mi è arrivata in un flight case, grazie Yamaha per avermela mandata già un po' montata, anche perché così mi avete dato una mano, come potete vedere da queste immagini, e mi è arrivato questo flight case enorme. Vabbè, comunque grazie mille Yamaha, questo per dire veramente grazie mille. Quindi mando la sigla e poi partiamo, vi spiego un po' di cose. Prima di spostarmi la batteria voglio dirvi ancora una cosa, perché come avete visto questa batteria qua, vi prendo un tomino, è fatta in legno per prima cosa e soprattutto ricorda un po' una batteria acustica. Allora, qualcuno mi dirà sì, ma solo metà tom eccetera, non mi piace, io voglio quelle con i tom grandi. Ok, è vero, perché quelle con i tom grandi probabilmente ricordano, anzi sicuramente ricordano di più una batteria acustica, ma queste, ragazzi, questi tom sono così, quindi in tanto spazio così voi avete tutti i tom insieme, li mettete in una borsa, li caricate in macchina e andate con uno spazio minuscolo. Quindi sinceramente, se devo dire, se ho una batteria elettronica forse preferisco questa tipologia di tom qua. Detto questo, rimettiamola a posto e ci vediamo alla batteria. Volevo ancora dirvi questa piccola specifica dei tom, perché secondo me è importante. Fatemi sapere sotto in descrizione chi preferisce questi, chi preferisce gli altri. Così dai, facciamo un po' di dibattito, litighiamo, facciamo le cose. No, scherzo, però fatemelo sapere. Andiamo alla batteria. Quindi partiamo dalla composizione, cioè da come è composta la batteria, da cosa è composta, da come è fatta, eccetera. Devo dire che la struttura è molto robusta, quindi non abbiamo problemi di movimento della batteria mentre suoniamo, eccetera, perché devo dire che Yamaha su questo aspetto è sempre pazzesca. Partiamo con il rullante da 12 pollici a due zone, quindi rullante normale e rullante rimshot. Volendo poi c'è anche la possibilità tramite il modulo di cliccare un pulsante e il rimshot diventa cross stick. Tre tom da 10 pollici sempre a due zone, quindi zona centrale più bordo. Come piatti abbiamo Charleston, due crash e ride, crash da 13 pollici, ride da 15 pollici e infine la cassa, che devo dire mi piace molto perché è molto pomposo questo pad della cassa, è molto grande ma permette di avere stabilità pazzesca su pad, anche due vitine che lo sorreggono, devo dire che non si muove. Adesso non so in realtà che suono ho sulla batteria, perché mi devo mettere le cuffie per poterla suonare tranquillamente, magari tirando anche un po' il cavo così eccetera, vabbè. Ok, avevo un suono di cassa normale. Già qui questa batteria, la DTX 8KM, si differenzia un pochettino dalle altre, dalla 6 e dalla 10. Qui sotto in descrizione comunque vi lascio tutti i link che vi riportano al sito Yamaha per dare un'occhiata a tutte le diversità che ci sono. Potrei elencarvele, ma staremo qui almeno altri 20 minuti e quindi non ha tanto senso, le potete vedere direttamente dal sito. Per quanto riguarda le pelli, poi incominciamo a suonare veramente. Allora, pelli, in questo caso mesh, esistono due tipologie di batteria, la DTX 8KM, che è quella che io adesso, che ha le pelli mesh, mentre la DTX 8KX, che invece ha delle altre tipologie di pelli in silicone, che è la tecnologia TCS, che ha queste pelli in silicone che di base non saranno mai da cambiare, quindi costano un po' di più, diciamo, ma non le dovremo mai cambiare. Queste mesh qua costano meno, la batteria con le pelli mesh costa meno, ma ovviamente ci sarà un filo di manutenzione da fare, non tantissimo in realtà, perché le pelli mesh durano un bel po', però giusto per dirvelo, queste saranno da cambiare, anche perché comunque la batteria ha tutte le viti eccetera, proprio come tamburi di una batteria acustica normale, quindi possiamo andare a decidere la tensione, possiamo andare a decidere quello che vogliamo in modo tale da avere una sensibilità più realistica. Vi faccio sentire un po' come suona, perché il suono comunque secondo me è una caratteristica molto importante di questa batteria, e poi vi parlo del re, diciamo tra virgolette, cioè il modulo.
Come avete potuto vedere, qui ci sono un po' di cose molto normali, un po' di cose molto particolari. Ci sono degli effetti veramente assurdi, tipo quest'ultimo che ho provato. Veramente fighissimo. Ovviamente tutti i piatti si possono stoppare. I piatti, come vi ho detto, hanno tre zone perché abbiamo... Togliamo un kit normale, va? Campana. Crash suonato con la punta sopra e crash normale. Tutti come fossero un ride, in pratica. Ma anche i crash hanno questa possibilità, quindi ottimo, veramente una figata, perché possiamo andare ad utilizzarli in più modi, proprio come se fossero dei piatti normali di una batteria acustica. Come vi ho detto, il re, diciamo, di tutto è il modulo, perché questo modulo, che è uguale per la DTX 8 e la DTX 6, poi la DTX 10 avrà un modulo diverso. Tra l'altro, questa DTX 10, se volete vederla, mi raccomando, scrivetemelo in descrizione, perché potrei rompere le scatole a Yamaha per mandarmela e magari farvi un video. Comunque, la DTX 10 ha il modulo DTX Pro X, questo invece è il modulo DTX Pro, e devo dire che questo modulo è super semplice, cioè non è uno di quei moduli in cui ci sono 1500 cose che poi andare a trovare è difficile. Guardando già il pannello principale, allora qui abbiamo tre pomelli di master, quindi volume master, dove posso andare a decidere quanto volume dare. Abbiamo il volume audio, perché qui volendo possiamo inserire, qui ho le cuffie inserite, ma qui volendo c'è un aux in, dove possiamo andare a inserire cellulare, Mac, non solo Mac, anche qualsiasi altro computer oppure tablet, quello che vogliamo. E qui andiamo a decidere il volume. Qui abbiamo il volume del click, perché sulla parte destra del modulo noi possiamo far partire il click, possiamo andare ad aggiustare il tempo che lo troviamo qui sopra, e qui abbiamo il volume del click. Adesso l'ho messo un po' troppo forte, non so se lo sentite anche voi, lo capiremo poi quando editerò il video, perché non ho guardato se il click si sente oppure se ce l'ho solamente io in cuffia. Comunque, nella parte sopra abbiamo ambience, dove praticamente andiamo a inserire il riverbero. Ci sono più tipologie di riverbero che possiamo andare a gestire proprio dal modulo. In questo caso ho un riverbero abbastanza normale. Se io uso la batteria in modo normale, se vado ad aumentare l'ambiente, guardiamolo ad esempio sul rullante, cambia veramente tanto. Io prima, per i suoni che vi ho fatto sentire, ho lasciato un filino di ambiente, in realtà era un po' meno di metà, perché mi piace la cosa di avere un po' di ambiente, mi dà quel respiro in più alla batteria. Sulla destra abbiamo comp, cioè compressore, per avere una batteria più compressa, quindi in realtà anche più potente. Non troppo, non esageriamo di compressione. E poi effect, che possiamo inserire qualsiasi effetto vogliamo. Ci sono tantissime tipologie di effetto, tipo effetti delay, effetti di altri riverberi, effetti di altre compressioni, oppure volendocene uno che mi piace molto, vado a cercarlo, perché è super semplice. Basta andare su Mix FX, che è qui, non so se lo vedete anche voi, ma comunque effect, e poi qui andare a scegliere qualsiasi effetto vogliamo, dal flanger ad esempio. Flanger, dynamic flanger. Quindi ci metterà un po' di effetto, e poi di qua possiamo andare a decidere quanto. Ce n'era uno molto bello che vi voglio far vedere, che vi ho trovato prima. Dov'è? Lo-fi. Bellissimo. We'll be right back.
Sentite quanto cambia tra con effetto e senza effetto. Adesso togliamo comunque gli effetti, non mettiamo nessuno. Ok, così siamo a posto senza effetti, però in realtà la cosa bella è che è tutto qua, anche andando da questo lato qua sotto lo schermo, qui abbiamo X-Stick che se non è attivo abbiamo il rimshot. Se lo attiviamo, però è già qui, ci può servire velocemente? Sì, è già qui e siamo a posto. Inst invece va a farci decidere. Quale tipologia di suono vogliamo? Ovviamente, come al solito, basta suonare il pad che vogliamo. Lui ce l'ho imposta già e poi basta andare a girare questa manovella. Ad esempio, vogliamo due rullanti? Cioè, a me queste cose piacciono veramente tanto perché mi piace il fatto che sia così semplice. Cioè, è vero che volendo un difettuccio che si potrebbe trovare è che lo schermo, volendo, è un filino piccolo e magari a prima vista potrebbe sembrare un po' troppo scarno. Nel senso, comunque, le scritte così fine, zero colori, niente. Allora, è vero, da una parte, dall'altra parte lo rende molto chiaro. Quindi questa cosa in realtà a me non dispiace. Potrebbe sembrare un po' più vecchio, tra virgolette, ma secondo me è una roba che è più figa, perché tutti quei moduli che magari hanno un sacco di roba, tutti belli da vedere, eccetera, ma hanno troppa roba all'interno, sono complicati. Questo, poca roba all'interno, super chiara, molto semplice da utilizzare, e quindi veramente veramente molto interessante. Qui abbiamo, volendo, la possibilità di registrare, quindi con il recorder, cliccando qua andiamo a registrare. Stoppiamo e, volendo, possiamo risentire. E poi abbiamo anche tutta la parte di training che non vi sto a spiegare troppo, però ci sono un po' di possibilità che abbiamo, dai dynamic gate, che è quello che ci permette di sentire la batteria solo se suoniamo giusti, al varie possibilità che abbiamo col metronomo. Vi ho fatto anche già un altro video in realtà di una batteria non top level come questa, o quasi top level come questa, c'è ancora sta 10 che assolutamente bisognerà provare, ma comunque anche su quella batteria lì vi avevo fatto vedere tutta la parte di training, perché Yamaha lavora molto bene, devo dire, su questa parte, e quindi ottimo anche questo qua di training. Per chi vuole studiare è fatto veramente molto 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 bene. Per il resto, ragazzi, qui sul kit di base si può fare tutto, si può fare praticamente tutto, da cambiare i suoni, a cambiare le tipologie di trigger, a cambiare la sensibilità. Starei qua delle ore a farvi vedere tutto, in questo l'appoggio qui, perfetto, starei qua veramente delle ore a farvi vedere tutto, ma il fatto è che anche qua ci andrebbero 2 ore probabilmente, quindi questo video, tra le 2 ore di adesso e i 20 minuti in più di prima per farvi vedere altre cose, durerebbe mezza giornata. Quindi vi dico che qui sotto in descrizione vi lascio dei video fatti da Simon, un ragazzo inglese che ha fatto questi video, ne ha fatti tantissimi, sono pillole in cui vi spiega tutto sul modulo della DTX 08, quindi anche sul modulo della DTX 06. Sono tutti divisi bene, sono fatti in una playlist, vi linko direttamente la playlist, così lì in qualsiasi caso avete quello che vi serve. È vero, sono fatti in inglese, quindi magari se non sapete perfettamente l'inglese potrebbe essere un po' più complicato, ma il fatto di essere super pratico, questi video sono super pratici, quindi lui arriva a il modulo così come ce l'ho io adesso con la camera, schiaccia dove deve e vi fa capire come gestire il modulo. Quindi vi consiglio, se avete una DTX oppure se siete interessati, di guardare veramente tutte le cose che può fare questo modulo, perché sono veramente tante. Oggi ve ne ho fatte vedere alcune, ma sono infinite. Quindi secondo me è veramente un'ottima batteria, ottime pelli, mesh. Mi piacerebbe poi provare anche le altre, non mesh, quelle in silicone. Magari se mi manderanno sta 10 le proverò, magari le proverò così. E il modulo è veramente ottimo, super semplice,
fa quello che deve, fa veramente quello che deve, anche di più, però di base qui abbiamo tutto quello che ci serve per poter suonare bene. Quindi ragazzi, che dire, questa batteria è veramente una bomba, ve la consiglio assolutamente, vi consiglio se avete la possibilità di provarla, perché è una sensazione molto 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 bella, molto reale. Devo dire, i suoni sono ottimi sia per quanto riguarda la simulazione delle batterie acustiche sia per quanto riguarda i suoni elettronici, ha veramente dei suoni assurdi, suoni che potete poi andare a implementare. Non ve l'ho fatto vedere, ma Simon, l'altro ragazzo di cui vi lascio la playlist qui sotto, vi fa vedere anche quello, quindi potete andare a implementare, potete andare a implementare dei loop, potete decidere come far funzionare dei loop, cioè tantissime cose. È super consigliata veramente. Fatemi ancora sapere se volete l'altro video sulla DTX 10, che magari potrebbe essere un video più pratico, quindi mi prendo 4-5 pezzi e li suono e vi faccio sentire come si comporta questa batteria, anzi l'altra batteria, quella top di gamma, su un su dei brani, veramente come se fossimo in una situazione in studio, una situazione live. Quindi con questo, grazie mille ancora a Yamaha per avermi mandato questo gioiellino qua. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di andare sul mio sito per controllare i corsi nel caso in cui voleste studiare con me, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!